Buonasera a tutti, oggi vi presentiamo la 14ª lezione del corso di dolci. La ricetta di oggi è Ispavassinas, la presenta Luciana Angius. Buonasera a tutti, oggi presentiamo Ispavassinas. Allora, per Ispavassinas ci vuole 1 kg di farina, 4 uova, 300 g di zucchero, e 25 g di seme d'arancia, poi 450 g di frutta secca, cioè mandorle, noci e nocciole, 200 g di uva passa e 300 g di strutto, un arancio, un limone grattugiati, due bustine di lievito e un po' di saporita. Allora, mettiamo le 4 uova, lo zucchero, lavoriamo le uova. Aggiungiamo lo stritto, il limone con l'arancia, la sacca, aggiungiamo la frutta secca, l'uva passa, allora l'uva passa è stata precedentemente ammollata e infarinata un pochino, un po' di saporita, aggiungiamo il lievito, e poi alla fine la farina. Finito di impastare, stendiamo l'impasto e facciamo le forme. Facciamo la glassa per i pavassinos. Io faccio una glassa cotta. Metto 100 g di acqua e 200 g di zucchero. Giro, si fa bollire fino a che raggiunge 120 gradi. Montiamo 40 g di albume a neve. Quando l'acqua raggiunge, l'acqua e lo zucchero raggiungono la temperatura giusta, si mette dentro l'albume a filo e si continua a montare. Misuro la temperatura, deve arrivare a 120 gradi. L'acqua e zucchero ha raggiunto i 120 gradi, adesso la mettiamo nel bianco d'uovo a filo. Continuando sempre a lavorare.
risultato della ricetta di oggi, il spadassina. Abbiamo voluto fare anche una versione nuova per rendere omaggio alla nostra Sardegna, con i saluti dalla Prorocco.